hanno risposto alla chiamata che è arrivata dall'alto. 19 giovani studenti di teologia al seminario arcivescovile di Agrigento raccontano l'ora X, quando e come è scattata per dire sì al Signore. Conosciamo allora da vicino chi sono e perché hanno deciso di imboccare questa strada. Durante una testimonianza Akasha, una ragazza ha pronunciato le parole del Vangelo di Giovanni: "Se volete che la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi." Poi continuava così: "Non c'è amore più grande di chi dà la propria vita per i suoi amici." Quelle sono state le parole che mi hanno toccato il cuore e che hanno fatto sì che io donassi la vita per il Signore. Era il 6 febbraio del 2011, quando mi raggiunsero la mia misericordia e la bontà del Signore. Io ero fuori dal contesto chiesa, però sentii che il Signore mi stava chiamando. Ho incontrato il Signore durante una celebrazione eucaristica. Da quel momento ho scorto in me il desiderio di voler seguire il Signore. Terminati gli studi, da grande, durante un'adorazione quel desiderio è ritornato e da quel momento, è stato il 13 ottobre del 2014, ho intrapreso il cammino zebenario. Erano circa le 23 del 14 agosto del 2012, quando durante una via di preghiera ho sentito forte la presenza di Cristo. Era un periodo che mi portava a fare una scelta che avevo già fatto, quello di entrare in seminario per fermare un cammino, e quello è stato il momento che mi ha dato la conferma di mettermi in gioco e capire se Cristo mi stava chiedendo di mettermi a servizio del popolo di Dio. È stato durante il momento di adorazione nella mia parrocchia in cui ho compreso la volontà di Dio nella mia vita, e da lì mi preparai per entrare in seminario e portare a termine questo progetto. La mia vocazione è iniziata dopo quando ho preso la prima comunione. Da lì ho sentito il sentimento di una persona amata, veramente amata da Dio. Quindi da lì ho cominciato da 14 anni di entrare in seminario minore di Agrigento. Incontrando un frate mi disse: "Chi mette mano all'areato e poi si volge indietro non è degno del regno dei cieli." E da quel giorno mi sono interrogato su cosa e chi fosse il regno dei cieli. Ho capito che questo regno dei cieli è Gesù. È stata una sera in un'adorazione. Mentre ero dinanzi al Santissimo, mi sono sentito proprio abbracciare, abbracciare da quel Dio, un Dio che è Padre e misericordia. Da lì poi è cambiata un po' tutta la mia vita. Si avvicinava il Natale del 2011 e mi trovavo in parrocchia, in oratorio, a preparare presepi. E ad un tratto mi decisi a fare silenzio nella mia vita e ad ascoltare una voce che si faceva forte dentro di me. Nel momento in cui ho fatto questo silenzio ho capito che c'era qualcosa che mi chiamava. Ho fatto per tanto tempo il capo scout e un giorno, raccontando il Vangelo ai miei rupetti, io ho capito che il Signore mi stava chiamando a qualcosa di più grande, ed è cominciato questo grande cammino che mi ha portato fino a qui. Ricordo ancora perché era dopo l'esame di Stato in cui ti domandi cosa farai dopo, cosa farai nella tua vita, e c'era anche questo progetto, quello di entrare in seminario. E lo ricordo perché, ricordo ancora, stavo uscendo da casa di mia nonna per andare a pranzare e ho avvertito nello stomaco quello che si avverte quando una persona si innamora, quando una persona incontra la persona che ama, non è la fame. Era il 31 gennaio di 6 anni fa. Ero all'università, la mia vita era cambiata, aveva preso una piega inaspettata. Non riuscivo più a fare tutto quello che volevo e che era stato fino a quel momento quello che il Signore voleva dalla mia vita. E allora, quando ho compreso tutto questo, ecco che ho deciso di entrare in seminario e di diventare sacerdote. Ho sentito questa vocazione di diventare sacerdote quando avevo tra 18 e 19 anni. Frequentavo un gruppo di formazione a scuola. Il mio primo incontro con il Signore ricordo di averlo avuto durante una celebrazione eucaristica. Si leggeva il Vangelo della prima chiamata dei discepoli e ricordo che è come se mi sentissi interpellato in prima persona. Le mie 4 del pomeriggio sono stato a 15 anni a una festa parrocchiale. Sono stato invitato dai ragazzi di Gioventù Studentesca ed è stata una serata in cui abbiamo fatto dei canti e abbiamo cenato insieme. Alla fine della serata sono andato a casa e avevo il cuore talmente pieno che ho detto: "Questi amici non li lascio più." È nel dicembre 2012 quando capii che il desiderio di stare con Gesù era molto forte e quindi comincia il discernimento vocazionale per capire davvero cosa volevo fare della mia vita.
Cristo. È stato il 31 agosto del 2014. È stato proprio nel giorno in cui la mia parrocchia festeggiava la Madonna del Riparo. E in quel giorno ho riflettuto molto sulla vocazione di Maria e sul suo sì. Il mio incontro con il risorto risale a maggio del 2012, durante un momento di adorazione eucaristica, un momento che mi ha stravolto la vita completamente e che mi ha dato la forza di lasciare il lavoro e di entrare in seminario 2 anni dopo. Era un momento particolare della mia vita e sono entrato in una chiesetta per dire una preghiera. Poi ho conosciuto delle persone che mi hanno fatto arrivare al conoscere il seminario ed eccomi qua.